sul mio canale. Oggi siamo qui per aprire ben due haul dei LOL Boys serie 2. So che sono già uscite quelli della serie 3, ma io purtroppo non li ho trovati in negozio. Quindi, visto che io di questi ancora non ne avevo acquistato neanche uno, anzi per la verità non ho mai preso un haul di LOL Boys, quindi questa volta li ho trovati in offerta e ne ho acquistate addirittura due. Li apriremo oggi insieme. Non so bene, a parte questo qui, cioè qui, che Lolli ci siano dentro, quindi andiamo a scoprirlo insieme, sempre che non li conosciate già, comunque andiamo a vedere che cosa troviamo noi oggi. Quindi, mi accingo, qua c'è il solito adesivo col biberon, ci sono anche delle LOL, quindi iniziamo ad aprirlo, questa la mettiamo da parte intanto. Allora, vediamo, con le farmaci questa volta mi sono attrezzata. Peggio dell'altra volta, quindi. Voi mi raccomando, se siete piccolini, fatevi aiutare da un genitore se non riuscite ad aprirlo subito, perché ci si può far male con le forze. Allora, andiamo a togliere il primo strato e qua troviamo l'indizio. Allora, l'indizio ve lo faccio vedere. Dice play ball, quindi il play più la palla da basket dice play ball. Io, come vi ho detto, non ho mai aperto uno di questi lolli, quindi sicuramente non è un campione. Però non ho idea di quale lol possa essere questo. Andiamo a provare anche qua ad aprirlo senza gattini, ma ce la faccio. Andiamo ad aiutarci con le forbici. Pizza che io non ho mai aperto,
immagino che ci sia il vestitino qua, no? Allora, andiamo a vedere. Se vestito tu. No, qua il colore. Può essere qua, però non so che scarpe hai. Non lo so. Il vestito riprende un sacco e il biberon. È molto carino. Allora, c'è scritto Baby04, ha una canottierina e un paio di shorts fucsia e a righe bianche e arancio. Molto carino questo vestitino, anche se mi sembra un po' più da femmina che da maschio. Vabbè, andiamo a vedere. Via. 1, 2, 3. Come si apre? Ok. Ecco. Allora, qua c'è il solito salottino che ho visto in tantissimi video, ma io non l'ho mai visto, anzi. Qua io adesso gli vado anche a rimettere la pizza dentro. Allora, stavo dicendo, scusate, ma si è spenta la videocamera, inconveniente di vestire. Stavo dicendo che adesso vado a rimontare la pizza, visto che non puoi perderla. Questa qui mi piace tantissimo, quindi vediamo di rimontarla un attimo. Ecco fatto. Ok, qua c'è il salottino, qua c'è questa. Qua ci sono le solite istruzioni che mettiamo da parte e qua abbiamo altre due bustine, anzi tre bustine. Abbiamo tre bustine, che sono uscite dalla bowl, il solito gancino per fare tipo borsettina e tutto quanto, e qua c'è LOL. Però se adesso vado a vedere la checklist capisco che LOL lo è, perché... vabbè, andiamo a vedere. Erano tutti, quasi tutti carini gli altri. Uffa, sono triste. Vabbè. Allora, noi abbiamo trovato Dribbles. Si chiama così, non lo so. Non mi piace per niente. Vediamo, magari adesso, quando lo aprirò, sarà carinissimo e cambio idea. Però non mi piace proprio per niente. E anche qua. Neon Guy era bellissimo, quello che c'è qua su. Mi piaceva un sacco, anche Brocher. Neon King non tanto, anche se era ultra raro. Vabbè, Neon Guy era il mio preferito, non l'abbiamo trovato. Niente, vabbè, sono stata super fortunata l'altra volta che ho trovato la loro che volevo. Quindi andiamo ad aprire gli altri accessori. Dunque, andiamo a vedere. Qui. Oddio, c'è un ciuccino! È meraviglioso! È piccolissimo, il ciuccino, non ci credo. È molto molto carino. Ok, mettiamolo qui. Questa la mettiamo via. Poi qua dentro che cosa c'è? Forse le polsiere. Ok, andiamo a vedere. Gli accessori sono veramente molto molto carini, devo dire. Anche qua nelle polsiere, polsiere, insomma, come cavolo si chiamano, ci sono le righe bianche, arancio fluo e fucsia. Sicuramente voi non starete vedendo nulla, comunque, eccole. Sono morbidissime, il silicone è veramente molto molto morbido, sono molto molto carine. Devo dire che i colori sono veramente belli. Buttiamo via anche questa bustina che si è vuota, e qui dentro, se non siamo stati ingannati, ma dubito, c'è la fascia dei capelli. Andiamo a vedere. Oppa! Ecco sì, la classica fascia bianca per i capelli, che anche per le LOL ne hanno fatte veramente un sacco di queste fasce per tantissime LOL, tantissime colori. Quindi ragazzi e ragazze, e bambini e bambine, è arrivato il momento di aprire il LOLino, il mio primo LOLino. Allora, andiamo ad aprire. No, è super carino! Ok, mi sono ricreduta, è veramente bellissimo. È veramente molto molto bello. Ha le calzine che riprendono tutto il tema del suo outfit, quindi bianche con le righe fucsia e arancioni qui, è veramente bellissimo. E poi ha un'acconciatura veramente meravigliosa, ha tutte le treccine. No, è veramente veramente molto carino. In più è perfetto. Oddio! Pistolino in mezzo alle gambe, vabbè, comunque è veramente veramente molto molto carino, mi sono ricreduta. Ok, va bene, è molto
spesso capita a dire no, quella lì non mi piace, non la voglio trovare perché nella checklist magari non rende, il disegno non rende. E poi quando la vai ad aprire, magari la trovi e dici no, ok, poi la vai ad aprire e dici no, cavolo, è bellissimo. Perché in realtà queste bamboline qua sono un po' fedenti, perché alla fine sono tutte bellissime. E quindi cosa succede? Che poi compri e compri e compri. E quindi ci spendo un sacco di soldi. Però sono veramente, veramente bellissime. E devo dire che sì, no, è veramente meraviglioso questa bambina. Andiamo a mettere i polsini, tanto che lo vesto, così poi vediamo come risulta quando è tutto pronto con i suoi vestitini, vediamo com'è. Ok, andiamo a mettere le scarpine. Oddio, le scarpine magari potevano farle un po' più quello, vabbè che è tutto colorato, però secondo me si perdono un pochettino così con le calzine, no, calzine bianche. Andiamo a mettergli la fascia. Ok, ecco. Caro, vedo anche il ciuccio, visto che ce l'hai. Carinissimo. Ok, suo leader. Eccolo qua, è super cute. Allora, abbiamo detto che lui si chiama Dribbles e lui si fa la pipì addosso. È troppo troppo carino. No, è veramente super cute, veramente bellissimo. Vi faccio vedere anche dietro. È veramente super, veramente, veramente molto bello. Però abbiamo ancora una ball e quindi potrei ancora trovare Neon Guy. Anche se Beach Boy mi piace tantissimo anche lui. Ecco, diciamo che spero di trovare o Neon Guy o Beach Boy. Spero di più il Neon Guy. Andiamo ad aprire l'altra. Ci vediamo dopo. Tu mettiti qui, facciamo un po' di pulizia veloce, mettiamo da parte questo via e alla checklist questo e andiamo ad aprire la seconda. Allora, non ci provo ormai neanche più, vado direttamente con le forbici perché sennò una pietra di misura dura un'eternità. Spiego, andiamo a scivolare tutta la bolla. Anche qua la ball è azzurra, quindi mi sa che ne ho un gaglietto neanche qua. Vediamo. Allora, ragazzi, io spero di non essere stata talmente sfortunata da trovare tutte le ball, perché l'inizio è uguale a quello di prima. Quindi spero veramente tanto, ma veramente tanto, che non sia uguale al altro, perché sennò mi metto a piangere. Soliti adesivi, oddio, sono un po' rovinato, vabbè, ci sono i soliti adesivi che abbiamo trovato anche prima, mettiamoli da parte e andiamo avanti. Sono un po' preoccupata, vi dico la verità, ho pure trovato un po' di ore, non c'è troppo una. Scartarla per togliere poi la gioia a qualcun altro di aprirla, e per me non ha senso aprire una loro uguale. Quindi
questa la mettiamo da parte, la teniamo da parte con le sue cosine, con i suoi desideri e il suo indizio. Uffi! Niente ragazzi, alla fine del video voi fatemi sapere se questa serie di LOL Boys vi piace, se avete la collezione completa. Fatemi sapere anche qual è il vostro preferito in base alla checklist, che sicuramente adesso ve la metto anche qua, quindi vi fate sapere. Di qua e di qua. Ecco, io ripeto, io volevo trovare o lui, perché sono secondo me i più carini. Ho trovato lui, che è bellissimo anche lui. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo lollino. Sono stata molto 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 sfortunata, però vabbè, ci rifaremo la prossima volta. Quindi vi aspetto qua sul mio canale per una prossima, per un prossimo incontro, per un prossimo video. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!